E allora, buonasera, bentornati a Sherwood, Sherwood Goes Hardcore. Sono esibiti che avete anche potuto ascoltare se ci state seguendo su sherwood.it, la diretta radio I Golpe. Come ti sono sembrati, Michi? Vabbè, una bella bomba, eh. Una roba bella, bomba old school, esatto, proprio vecchio stile, proprio sembrava quei concerti negli scantinati degli anni 80, esatto, praticamente, esatto. Spettacolare. E niente, quindi dopo il concerto di Golpe noi siamo qua a fare quattro chiacchiere con il Disco Mostro. Benvenuti innanzitutto, ragazzi. Grazie. Anzi, ciao. Grazie. Ben ritrovati, vi siete da aprile. Oserei dire bentornati, dato che questa ormai è la terza volta che ci parliamo, che ce la racconta. Che coraggio. Infatti io non so più bene che cosa raccontarvi, che cosa chiedervi, perché ormai vi conosco, neanche mia madre la vedo così spesso. E quindi un pochino io pensavo, cioè, come prima domanda, no? Quando ho detto, ma che cavolo gli chiedo adesso? Gli ho detto, vabbè, senti, sai cosa, io vi lascio a voi la palla e vi dico, adesso, come un piccolo tipo hardcore, tabù hardcore, che cavolo sono i Disco Mostro, ma tutto questo lo dovete dire senza le parole nichilismo e alcol. Dura, eh? Bestemmie si può? Siamo ancora in fascia protetta. Manca tre quarti d'ora alle 10, dalle 10 allora si può. Vabbè, allora, c'è un grande disagio. Disagio si può dire. Disagio si può dire. Disagio, tantissimo disagio, tantissime sigarette. Sigarette e tabagismo. Tabagismo. Bere cose, anche le pozzanghere. Attenzione. Io non ho detto la parola. Sei borderline, eh. Borderline, ma bere anche le pozzanghere. Questo è importante. E soffrire. Mi sembra che... Sì, puoi dirlo forte, la sofferenza è proprio un tassello fondamentale. Un trademark. Sì. Va bene, dai. Senti, stasera ci presentate qua il vostro nuovo album che state portando in tour da qualche mese, che è Mostropatia, no? Quando mi è capitato di parlare un po' per la webzine di Radio Sherwood di Mostropatia, ho messo in relazione una vostra canzone, che è temporale, con una canzone di Guccini. Non so se vi è mai capitato, quando eravate ragazzini, avete pensato, adesso io faccio punk hardcore perché così un giorno suonerò come Guccini. Perché così un giorno saremo Guccini. Saremo Guccini. Perché voi in temporale, no, parlate un pochino di questa persona un po' incastrata in una vita borghese, una moglie, figlio, una casa, eccetera, eccetera. E Guccini un pochino negli anni 70 parlava della stessa cosa, no? Diceva nella canzone delle Osterie di Fuori Porta, diceva una roba simile. E volevo chiedere un pochino, innanzitutto, come vi sentite essere accostati a una cosa del genere? E poi come nasce questa canzone, come è nata questa canzone e tutto qua. Allora, essere accostati a Guccini totalmente fuori luogo. Però mi fa piacere, ovviamente. Come è nata la canzone? Non credo ci sia un episodio particolare che l'abbia fatta nascere, però ho una sensazione di sentirsi sempre fuori luogo, chiedersi come mai e capire che attorno c'è quella cosa lì, quella costruzione di famiglia, figli, procreazione, il gatto, il divano comodo, tradirsi, farsi schifo a vicenda ma stare insieme perché la famiglia tradizionale va bene, non fare un cazzo parte di tutto questo. E la canzone è nata su questo, cioè parla di questa cosa. Come parlavamo anche qualche tempo fa, no? Mostropatia, che è l'album che ci state presentando oggi, va a concludere una trilogia. Noi ne abbiamo già parlato di questa trilogia. Volevo richiedervi nuovamente, come è nata l'idea di questa trilogia, se è nata un po' nel corso d'opera, e come siete arrivati alla definizione di tutto il percorso che vi ha portato fino all'album che ci presenterete questa sera sul palco. No, in realtà non c'era un progetto a lungo termine, nel senso che il primo disco è uscito molto di getto, le canzoni che aveva scritto Carlo erano tutte molto istintive, pochi arrangiamenti, roba scarna. In realtà con l'andare del tempo ci siamo accorti che tutte le canzoni dei tre dischi facevano match con un concetto che avevamo di questa trilogia, e così si è chiusa si è chiuso un po' tutto questo discorso. Poi non so se Carlo vuole aggiungere qualcosa a riguardo. No, credo di no, cioè non era previsto, non avevamo idea di fare una trilogia all'inizio. Col secondo disco abbiamo avuto un sentore ma non una sicurezza, e poi ci siamo detti sì, secondo me ha senso farla, e l'abbiamo fatto.
Allora, invece, dicevamo, come dicevamo prima, ci avevamo visti tra le tante volte, soprattutto avete visto Michele, parlato con lui, ci avevamo visti al vostro live a Rivolta a fine aprile, sì, no? Sì, quindi, sì. E lì si usciva, insomma, erano le prime volte che si ritornava a suonare, adesso insomma state un pochettino girando, quindi vi chiedo come sta andando il tour, innanzitutto la promozione del disco, quindi, e com'è venire a suonare qui alla Sherwood Festival per voi, anche visto comunque che si tratta di un festival che, poi dopo anticipo un po' la domanda che finale che vi farà Michele, riguarda comunque un festival indipendente che comunque ha sempre dato spazio anche alla musica indipendente underground. Rispondo io. Allora, del tour fino adesso siamo super contenti, cioè veramente venendo dal periodo appunto di Covid eccetera, tutta la fatica, il lavoro messo dentro, non sapevamo cosa aspettarci dal tour, dal disco in generale, siamo veramente contenti della risposta che abbiamo avuto, anche in tutte le date fino adesso, cioè siamo sempre divertiti, che alla fine è la roba principale, e il riscontro della gente è sempre positivo. Vai. Poi sì, no. Allora, bello perché ci sono state tante realtà che ci hanno anche aspettato, come noi, come tante altre band, cioè hanno stoppato dei festival per 2 anni, quindi non era scontato che ci richiamassero. Solo per aspettare noi li hanno stoppati. Assolutamente solo per aspettare noi, malamente direi, perché comunque poi... E questo ci ha stupito e ci ha fatto molto piacere. La risposta positiva, ci siamo sempre divertiti, tutti hanno voglia di tornare un po' a quello che è la normalità. E ci sono tanti festival come Sherwood, che sono una figata, perché qua vedo un sacco di bancarelle, gente che ha voglia di divertirsi, di partecipare, senza per forza dover, capito? Di partecipare attivamente a qualcosa. Questa roba ci mancava, insomma, ecco, effettivamente. Beh, chiudiamo un pochino con una domanda che stiamo cercando di fare a tutti gli artisti che si esibiscono quest'anno al nostro festival di Sherwood, ovvero quella che è la vostra idea di indipendenza. Noi siamo un festival indipendente e ci interroghiamo su cosa significa per voi essere una band indipendente, anche in funzione un pochino delle vostre radici, del vostro passato, comunque sempre immerso nella scena hardcore, nella scena punk, e anche in funzione del rapporto di cui ci avete già parlato con la vostra etichetta, che è Professional Punkers. Quindi cosa significa sulla base di questo per voi essere indipendenti? Dai, ci provo. Allora, indipendenti vuol dire per noi alla fine fare le nostre scelte in completa libertà, senza avere vincoli. Con Ruggero abbiamo una grandissima libertà, perché comunque lui è prima di tutto un amico, un nostro fan, un nostro sostenitore da sempre, e quindi noi abbiamo una grandissima autonomia, un'indipendenza sulle scelte che sono musicali, e di produzione, che ci danno questa indipendenza alla fine, che è semplicemente la nostra libertà di scegliere la nostra musica, dove portarla e come portarla. Sì, no, allora l'altra cosa fondamentale secondo me è questa, cioè comunque con Ruggero c'è uno scambio, non è che noi facciamo proprio quello che ci pare, c'è uno scambio perché è come se fosse il quinto mostro, noi siamo molto privilegiati in questo senso, non tutte le band magari lo sono, però secondo me l'indipendenza è anche questo, cioè nel senso raggiungere con uno scambio equo quello che tu vuoi trasmettere fondamentalmente, perché non è una nota che cambia nel disco o meno, cioè è il tuo pensiero, quello che tu vuoi trasmettere in generale, ecco questo. E poi essere indipendenti anche sul fatto di poter fare schifo questo è importante. Sì, è la nostra scelta principale, però effettivamente sì, con Professional Punker siamo completamente liberi, ma soprattutto c'è questo scambio reciproco, cioè non è etichetta e gruppo, ma è scambio continuo di input, di entusiasmo, anche di delusioni e depressioni vicendevoli, però è una collaborazione a pari termini, questo. Bene ragazzi, io vi ringrazio e vi ringrazio per l'intervista, l'ennesima, adesso basta. Grazie a voi, ma levatevi dal cazzo. E ci vediamo dopo sotto il palco. Sotto il palco. Grazie. Adesso ci sono. Grazie. Adesso ciao, ci sono. Ciao.
37. Io non riesco a, con i numeri, non riesco a pronunciare quel nome. Grazie mille. Grazie, ciao. Grazie, ciao.